Assessore, l'ospedale unico è il futuro, ma il presente è fatto certamente di investimenti sulle strutture attuali, ma anche di problematiche. La prima tra tutte è la carenza di personale, di medici soprattutto. Come intende rispondere a questa carenza Regione Lombardia? Dicendo che noi facciamo tutto quello che è nelle nostre possibilità, cioè spendiamo fino all'ultimo euro che ci è consentito spendere in personale. Fortunatamente, grazie anche alla forte azione di pressione politica della Regione Lombardia, le cose a livello nazionale sono cambiate. Eravamo venuti qua in una prima manifestazione proprio nell'aula magna di questo ospedale, dopo lettere di tutti i primari, no, che lamentavano le difficoltà di questo presidio, dicendo che c'erano delle leggi che prevedevano una costante contrazione di risorse sul personale, la famosa legge che diceva che il costo del personale nel 2020 doveva essere quello del 2004, tagliato dell'1,5%. Oggi fortunatamente le cose stanno cambiando, poco ma stanno cambiando, nel senso che a luglio è stato approvato un decreto che consente un incremento di costi per il personale. Noi abbiamo potuto spendere 12 milioni di euro in più rispetto allo speso del 2018, quindi è già un cambiamento epocale, nel senso che noi ogni anno dovevamo ridurre quello che spendevamo l'anno prima, quest'anno abbiamo voluto spendere un po' di più rispetto a quello che avevamo speso nel 2018 nel patto per la salute e addirittura nel decreto fiscale che è stato approvato 3 giorni fa è previsto che la quota di incremento del costo del personale sia del 10%, quindi del doppio rispetto a quello del 2019, quindi avremo maggiore flessibilità, maggiore opportunità che investiremo evidentemente in tutte le nostre strutture. Quindi finalmente qualcosa sta cambiando. Mancano i medici, perché poi noi mettiamo le risorse, ma una delle cose che si lamentava qua è che facciamo i bandi ma nessuno partecipa. Su quello stiamo facendo quello che possiamo, cioè abbiamo investito 6 milioni di euro in borse di studio, abbiamo inserito norme nel patto per la salute che ci consentirebbero di tenere qua fino a 70 anni il personale che oggi va in pensione 65, abbiamo approvato di utilizzare gli specializzandi in maniera più autonoma, questo succederà da gennaio, quindi noi ciò che siamo in grado di farlo lo facciamo senza indugio.